Diario di una scrittrice, la memoria futura, quando il presente è già passato. Elisa Bolchi. Buonasera a tutti. Io vi parlerò del diario di una scrittrice, A Writer's Diary, di Virginia Woolf, che in realtà è un libro composto da Leonard Woolf, il marito. Nel 1953, infatti, Leonard decide di pubblicare una selezione di brani estratti dai 26 quaderni manoscritti che componevano il diario della moglie. Il volume si intitola appunto A Writer's Diary, diario di una scrittrice. Viene pubblicato, tradotto e pubblicato in Italia da Mondadori nel 1959 e sono date molto importanti perché questo volume influenzerà moltissimo la percezione della scrittrice da parte del pubblico. Per avere un'idea, voglio partire da il parere di lettura, il giudizio di lettura che Fernanda Pivano diede di questo volume quando Mondadori la interpellò per appunto avere un parere. E lei scrisse: è un libro un po' noioso e molto triste, reso molto drammatico dal suicidio della scrittrice. Lo vedrai pubblicato molto volentieri. Bene, proprio questa diventerà la cifra con cui si impone la figura della scrittrice: noiosa, drammatica, suicida. Una cifra da cui fatichiamo ancora oggi ad allontanarci e che è rimasta ancora presente in modo importante sul pubblico. Eppure, nella prefazione a questo volume del diario, Leonard Woolf aveva messo in guardia i lettori e le lettrici. Aveva avvisato che pubblicare tutto il diario sarebbe stato impossibile perché troppo lungo e troppo personale, lui scrive. In realtà era pieno di riflessioni un po' maligne da parte di Virginia Woolf e quindi insomma si sarebbe infilato in un ginepraio Leonard se avesse voluto pubblicare, se avesse pubblicato subito il diario per intero. Ma a parte questo, voleva appunto pubblicare solo quelle parti che riguardavano la vita della moglie come in quanto scrittrice. E lui però scrive: per quanto già la lettura di un diario dia solo una visione parziale della vita di una persona, potete immaginare quanto sia rischioso pubblicare solo degli estratti per il rischio di caricatura, dell'effetto caricaturale che ne può derivare. Bene, questa di Leonard fu in realtà una profezia autoavverante, perché il diario contribuì di fatto a modellare l'immagine di Virginia Woolf come donna depressa, come donna snob, come donna malata e anche come donna geniale, ma eccessivamente geniale. Infatti, sembra quasi disumanizzata da queste pagine, tanto sembra che il suo pensiero sia solo distillato di pensiero. Del resto è l'effetto della selezione di brani. Per scegliere cosa pubblicare, Leonardo non sceglie solo delle date, ma anche dei brani all'interno di queste date e decide di raccogliere quello che Virginia chiama il being rispetto al non being, cioè l'essere rispetto al non essere, cioè i momenti in cui lei aveva più piena percezione della propria vita, più piena percezione della potenza dell'esistere. Ovviamente perché sono passaggi più interessanti rispetto all'appunto di cosa aveva comprato, quanto aveva speso o se aveva fatto una passeggiata piuttosto che un pomeriggio noioso trascorso in poltrona a causa della pioggia. Per farvi un esempio di come si renda questo, di come sia forte questo effetto quasi un po' disumanizzante, prendo l'inizio del quaderno del 1929 che si apre nella giornata del 4 gennaio
e che nel diario di una scrittrice inizia così: la vita, insomma, è molto solida o molto instabile. Sono ossessionata da questa contraddizione. Dura da sempre, durerà sempre, affonda giù fino alle radici del mondo quest'attimo in cui vivo. Ed è anche transitorio, fuggevole, diafano. Beh, vediamo come un inizio, questo inizio di diario sia sorprendente. Come dicevo, è quasi puro distillato di pensiero e di scrittura. Ma in realtà la pagina di diario non inizia così. La pagina di diario inizia con Virginia che si compiace del successo che sta avendo Orlando, che è da poco stato pubblicato, felice del fatto che Orlando diverta lettrici e lettori, e poi va avanti raccontando di una visita a casa di Kotelianski, che è nella casa dove aveva vissuto Catherine Mansfield, quindi riaffiorano memorie. Insomma, come vediamo da questo esempio, il diario nella sua interezza restituisce l'idea di Woolf come donna ricca di una vita fatta di amici, di amore, di cani, di passeggiate in campagna, di passeggiate in città, mentre questo volume, il diario di una scrittrice, appunto ci dà solo la parte della vita da scrittrice, della sua esistenza da scrittrice, come del resto dice il titolo. Anche la traduzione a volte non aiuta, perché ci sono delle scelte lessicali più ricercate del dovuto a volte, o ad esempio ci sono delle relazioni di amicizia che sono riportate in maniera più formale, più fredda di quanto non fossero in realtà. Basti pensare che nel diario, in questo diario, nella traduzione, Virginia e Lytton Strachey, che erano grandissimi amici fin proprio dalle origini del gruppo di Bloomsbury, quando ancora Thoby semplicemente invitava gli amici di Cambridge a passare delle serate a casa Stephen nei giovedì, e quindi erano tra i primi amici di Thoby, del fratello di Virginia, che venivano a casa loro, subito c'era stato Lytton fra i più grandi amici di Virginia, e qui si danno del voi Virginia e Lytton, ma insomma non è pensabile che i due avessero invece un rapporto tale per cui si sarebbero dati del voi. In italiano quel you è sicuramente un tu, e questo contribuisce anche a quella percezione un po' più snobistica della scrittrice. Però tornando alla selezione dei brani, oltre ai brani in cui ovviamente emerge Virginia Woolf scrittrice, Leonard seleziona quei brani in cui lei utilizza proprio il diario per esercitare e sperimentare la sua scrittura, quasi come fosse una palestra, come vedremo. Poi seleziona quei brani che magari non c'entrano in maniera specifica con il suo lavoro, ma fanno capire l'impressione immediata che suscitavano nel suo spirito le scene e le persone, che poi è la materia prima della prosa e dell'arte di Virginia Woolf. E infine troviamo brani in cui commenta i libri che legge. Quindi questo cosa ci fa capire? Che le tracce di vita di Virginia Woolf che troviamo nel diario di una scrittrice sono quelle di scrittrice, sono quelle di critica e sono quelle di lettrice. Ecco, allora, partendo da questa idea che possiamo farci di Woolf, è interessante capire come usava il diario Virginia Woolf. Beh, intanto lo usava come tutti, per annotare quello che aveva fatto e le persone che aveva visto e le proprie opinioni su quello che aveva fatto e su chi aveva visto. Però di questo, come ho già detto, questa parte è meno presente in questa selezione. Poi lo usava per discutere i problemi formali che comparivano durante la scrittura e la revisione. E infine lo usava come artista che dialoga con se stessa. Forse questo è l'utilizzo più interessante che ne fa, perché è proprio un dialogo con se stessa intorno ai libri che sta leggendo o a volte ai libri che sta scrivendo. Ecco, questi tre usi però pongono tutti una domanda chiave: a chi si rivolge Virginia Woolf quando scrive il suo diario? Può sembrare una domanda curiosa, perché il diario di solito inizia con caro diario. Questo vuol dire che lo scrivente si rivolge al diario stesso quando scrive, e di solito soprattutto il diario è scritto al passato per parlare del passato. Invece Virginia si rivolge alla se stessa futura. È il 1919, il quaderno si apre il 20 gennaio e lei scrive: «Noto che questo diario non conta come scrittura.
Ho appena letto il diario dell'anno scorso e mi ha molto colpita il rapido, fortunoso galoppo al quale procede, non di rado sobbalzando sulle selci, quasi intollerabilmente. E poi va avanti a dire: se Virginia Woolf all'età di 50 anni, quando sederà a comporre le sue memorie con l'ausilio di questi appunti, sarà incapace di costruire un periodo come si deve, potrò soltanto condolermi con lei, ricordarle l'esistenza del caminetto, dove avrà il mio permesso di bruciare queste pagine fino a ridurle in altrettante pellicole nere dagli occhi rossi. Dunque vediamo che dichiaratamente lei scrive alla se stessa del futuro. Lei sta scrivendo per creare una memoria per il futuro. E cosa vediamo? Che lei addirittura rilegge il diario dell'anno prima di iniziarne uno nuovo, e già inizia a fare una critica sullo stile, sulle intenzioni. Quindi vediamo uno dei punti di cui parlavo prima, il secondo che avevo citato, cioè la discussione dei problemi formali della scrittura, che lei mette in atto già a partire dalla scrittura del proprio diario. Arriva poi a domandarsi: che tipo di diario vorrei che fosse il mio? E leggerei questa pagina perché è molto interessante. Vorrei fosse un tessuto a maglie lente, ma non sciatto, tanto elastico da contenere qualunque cosa mi venga in mente, sia solenne, lieve o bellissima. Vorrei che somigliasse a una scrivania vecchia e profonda, o ad un ripostiglio capace in cui si butta un cumulo di oggetti disparati senza nemmeno guardarli bene. Mi piacerebbe tornare indietro, dopo un anno o due, e trovare che quel guazzabuglio si è trascelto e raffinato da sé, coagulandosi come tali depositi fanno misteriosamente in una forma, trasparente abbastanza da riflettere la luce della nostra vita, eppure ferma. Oh, allora, questa pagina l'ho letta un po' più a lungo perché ci dice moltissime cose. Intanto ci mostra quanto fosse programmatica Virginia Woolf nel suo lavoro, anche nel suo lavoro di diario, che in realtà dovrebbe rappresentare un'occupazione del tempo libero, ma che invece diventa un lavoro pianificato. E poi, appunto, come dicevo prima, di solito il diario si scrive al passato, riguarda il passato, invece lei scrive proiettata verso il futuro, e quando parla del presente ne parla come di un insieme frammentario, si percepisce la frammentarietà, il disordine. E il diario allora diventa il luogo in cui buttare tutto, sperando che questo guazzabuglio, e qui vediamo che la parola è molto connotata in italiano, in inglese è molto meno connotata, è collection, quindi raccolta. Ecco, tutto questo guazzabuglio prende forma grazie a cosa? Al tempo. È proprio il tempo che ha il ruolo quasi di sistemare le cose, di riorganizzare, di fare ordine. Il tempo risolutore, che poi vedremo avrà un ruolo fondamentale nel capitolo di mezzo di Alfaro, Time Passes, il tempo passa, e agirà proprio come personaggio protagonista di quel capitolo centrale. Ma il presente frammentario, caotico, è del resto un elemento che notano tutti gli artisti in questi anni. Basti pensare all'importanza del frammento e della frammentarietà anche in James Joyce e in T.S. Eliot, quindi gli altri due grandi modernisti dell'epoca, che poi usano per fare ordine in questa frammentarietà, in questo caos del quotidiano, usano il metodo mitico, no? Quindi usano la tradizione letteraria nel caso di T.S. Eliot, e usano il mito di Ulisse nel caso di Joyce. Woolf invece usa il tempo, per dare ordine, per far sì che si faccia ordine in quella frammentarietà caotica, in quel guazzabuglio del presente. E lo vediamo ad esempio in Mrs. Dalloway, che è un romanzo senza divisione in capitoli, senza una forma strutturata, ma che prende forma proprio grazie al tempo, tanto che appunto il primo titolo del romanzo era Le ore. Ma pensiamo a quanto il frammento fosse proprio una unità poetica fondamentale dell'epoca. Pensiamo all'arte di Picasso e alla rilevanza che il frammento ha nell'opera, artistica cubista di Picasso, di Braque, per rappresentare il reale, e come venga usato in realtà per
per rappresentare il reale. Ecco, questo lo troviamo già in queste pagine di diario in Virginia Woolf. E poi c'è il terzo uso cui accennavo prima, cioè il dialogo che ella fa con se stessa come artista, quindi il dialogo che fa con se stessa sui libri che sta scrivendo e ai quali sta lavorando. Beh, lei parla di questo diario proprio come fosse una palestra, dice che questa scrittura le serve per sciogliere le giunture. Quindi proprio il richiamo a un'attività fisica quasi. E poi il 17 ottobre del 1924 scrive: "Mi stupisce constatare come in questo quaderno io mi eserciti, faccia le scale, come fanno i musicisti, come fanno i cantanti. Sì, la e lavori a certi effetti. Oso dire di essermi esercitata qui per Jacob's Room e per Mrs. Dalloway, e qui inventerò il mio prossimo libro, perché qui scrivo solo in spirito ed è anche un gran divertimento. E la vecchia V del 1940 ci vedrà anche lei qualcosa. Sarà una donna che sa vedere, la vecchia V, ogni cosa più di me, credo." Ecco, la similitudine magari è un po' azzardata e mi perdonerete, però io credo renda l'idea. Virginia Woolf usa il diario non solo come palestra, ma quasi come con la funzione che ha lo specchio in una palestra. Perché ci guardiamo allo specchio quando facciamo esercizio? Per controllarci, per sincerarci di fare correttamente il nostro lavoro. Ecco, e anche con quel pizzico di vanità che è insomma insita nell'atto stesso di guardarsi allo specchio. Anche se nel 1925, in attesa dell'uscita di Mrs. Dalloway, quando sta per iniziare al faro, scrive: "In verità, scrivere è il piacere profondo, essere letti è quello superficiale." Quindi anche all'interno della propria vanità, di scrittrice, la scrittura rimane il vero grande piacere, quello davvero profondo. Però sicuramente c'è, come dicevo, una certa vanità anche nel volersi rileggere, no? Per controllare quello co come si sta lavorando. Però tornando al dialogo con se stessa come artista, penso che due dei momenti più belli che questo diario contiene riguardino la scrittura di Mrs. Dalloway e di To the Lighthouse, quindi la signora Dalloway e di Al Faro. Ce ne sono tantissimi ovviamente di momenti belli, ma dovendone selezionare un paio, credo che questi siano i più affascinanti. Per Mrs. Dalloway vi leggo la pagina del 30 agosto 1923, in cui scrive: "Avrei molto da dire attorno alle ore e alla mia scoperta." Era ancora le ore, non aveva ancora il nuovo titolo. "Come io scavi bellissime caverne dietro i miei personaggi. Questo mi sembra dia proprio ciò che voglio: umanità, profondità, umorismo. L'idea è che le caverne siano comunicanti e ognuna venga alla luce al momento giusto." Quello che vediamo qui è una scrittrice che si rende conto di aver scoperto qualcosa di importante, quasi come fosse nel proprio laboratorio e facesse una scoperta scientifica. Lei si rende conto che sta rivoluzionando la scrittura, sta rivoluzionando il modo di scrivere, sta rivoluzionando il modo di parlare dell'interiorità. E lo annota e gli dà un nome. In inglese è tunneling process ed è ancora la tecnica che si spiega agli studenti per comprendere la tecnica narrativa di Virginia Woolf, soprattutto in romanzi come La signora Dalloway. L'altro brano che mi piace ricordare è quello che riguarda le intenzioni di scrittura di Alfaro. È il 27 giugno del 1925 e scrive: "Tra parentesi, ma mentre cerco di scrivere, continuo a costruire al faro. Per tutto il libro si deve sentire il mare. Ho l'idea di inventare un nome nuovo per i miei libri, che sostituisca romanzo. Un nuovo di Virginia Woolf. Ma che cosa? Elegia?" Beh, questo è un passo del diario spesso citato. Perché è significativo, cioè lei si era già resa conto che definire diari, che definire romanzi, scusate, i propri lavori non era sufficiente, erano qualcosa di più. E per il romanzo cui sta pensando, sceglie proprio elegia, e non è un caso, dato che Alfaro è quasi proprio anche un'elegia verso i defunti, verso i genitori, verso i ricordi della sua infanzia.
Ed è interessante anche come lei scriva questo tra parentesi, e le parentesi avranno un ruolo poi così fondamentale nel faro, nel capitolo centrale, quello di cui ho parlato prima, Time Passes, le eventi fondamentali avvengono tra parentesi, la morte della signora Ramsay, la morte di due dei figli dei coniugi Ramsay, quindi elementi fondamentali avvengono tra parentesi quadre poi in realtà. Come dicevo però all'inizio, questo è un volume che appunto non va letto per trovare tracce di Virginia Woolf come donna e come persona, per quello non bastano quasi tutti i 5 volumi di diario che ora esistono pubblicati in inglese e che sono stati tradotti da Bianca Tarozzi, ma pubblicati solo parzialmente per ora da Rizzoli. E dovremmo unirci anche tutte le lettere che lei scriveva agli amici per riuscire ad avere un'idea di lei. Questo è un volume che serve per trovare Virginia Woolf, scrittrice, come dicevo, come del resto si vede dal titolo stesso. Sebbene infatti questo volume contenga anche pagine piene di tormento, del resto spesso le sue crisi maniaco-depressive seguivano la stesura del romanzo e quindi sono presenti qui tracce della malattia mentale, contiene però anche tantissima vita e credo che questo emerga anche proprio dalle ultime pagine del diario. La guerra è sempre più presente in queste pagine, da ombra che incombe diventa presenza sempre più tangibile e devastante. Il quaderno del 1941 si apre con Londra che brucia, Virginia che cerca di mettere in salvo alcuni quaderni e dei libri che le servono per lavorare. E il diario di una scrittrice si conclude nella data di domenica 8 marzo. È l'ultima giornata di cui parla, sono di ritorno da Brighton, dove Leonard ha tenuto una conferenza, ed è una diary entry, quindi una giornata del diario tutta dedicata all'osservazione. Noto la frase di Henry James, osserva senza tregua, osserva l'avvicinarsi della vecchiaia, osserva la voracità, osserva il tuo stesso avvilimento, con questo mezzo diventa utile. O così spero. Insisto nello spendere questo tempo traendone il miglior vantaggio. Voglio affondare con la bandiera spiegata. Vediamo che appunto l'osservazione rimane il punto fondamentale e non posso fare a meno di ripensare a quello che aveva scritto la giovane Virginia, che scriveva nel 24, immaginando la vecchia V del 1940, che sarà una donna che sa vedere ogni cosa più di me. E così è stato. La vecchia V del 1941 è una donna che osserva, che comprende l'importanza dell'osservazione e che le serve anche come tecnica quasi di resilienza per andare avanti nonostante tutto, nonostante la morte intorno a sé, nonostante la guerra sempre più presente, i bombardamenti costanti, nonostante la pace sembra aver perso ogni speranza. Lei cerca di organizzare il proprio lavoro, di resistere e dice: se devo affondare, voglio farlo con la bandiera spiegata, perché per farlo deve continuare a osservare, sempre osservando, ascoltando il mondo che la circonda per poter scrivere la vita stessa, che poi è stato il suo scopo di vita da sempre.